Ciao a tutti e benvenuti al secondo appuntamento con i video di Drumset Mag e il mio corso Batteria, Suono e Tecnologia. Oggi affronteremo un argomento molto importante per noi batteristi, le pelli. Le pelli che normalmente utilizziamo al giorno d'oggi, in realtà già dagli anni 50, sono realizzate in un materiale plastico chiamato Mylar, un materiale molto resistente anche all'acqua. Prima dell'avvento del Mylar, il materiale utilizzato per la creazione delle membrane per le percussioni era di origine animale. Si può dire che le caratteristiche fondamentali di una pelle sono due: il suo spessore e la sua finitura. Una pelle spessa sarà più pesante, quindi avrà un suono scuro. Le sue frequenze saranno medio-basse, dai 30 ai 200 Hz. Al contrario, una pelle fine sarà leggera, quindi squillante, e avrà le frequenze che saranno medio-alte o altissime, dai 200 ai 3000 Hz in su. Esistono pelli di tutti i tipi, pelli in monostrato, doppio strato, sabbiate, con il control sound, colorate, chi più ne ha più ne metta. La pelle monostrato è la più fine e di conseguenza la più ricca di armonici. La pelle doppio strato, come ci suggerisce il nome stesso, è costituita da due strati sovrapposti di Mylar, eventualmente separati da una sostanza liquida che ne aumenta la massa, e fa sì che questo tipo di pelle è molto controllata a livello armonico. La combinazione fra monostrato e doppio strato fa sì che si può trovare con semplicità la giusta combinazione per qualsiasi genere musicale, pop, rock o metal. Ho qui con me alcune pelli che possiamo trovare in commercio. Vediamo che pelli sono. Iniziamo con le pelli trasparenti. Si possono utilizzare sia come pelli battenti che come risonanti. Sono sia ad uno che a due strati. Gli armonici che producono diminuiscono proporzionalmente al loro spessore. In questo caso abbiamo una pelle idraulica trasparente. Viene utilizzata in contesti in cui si vuole eliminare al massimo gli armonici e così si toglie anche la vitalità al tamburo. Ha la caratteristica di produrre un suono molto sordo. Ora passiamo alla pelle, a un'altra pelle, la pelle sabbiata. Si tratta di una normale pelle mono o doppio strato ed è ricoperta da uno strato di vernice ruvida, di solito è bianca. Questo tipo di pelle è particolarmente adatta all'utilizzo delle spazzole. La vernice ne aumenta il peso, ne attenua le vibrazioni e fa sì che tali pelli siano più scure come timbrica rispetto a quelle trasparenti. Sono decisamente le più utilizzate sui rullanti, ma possono essere utilizzate anche sull'intero set. Ora passiamo ad una pelle particolare. Una pelle con il rinforzo centrale. Questo tipo di pelle è nata intorno agli anni 70. Si tratta di una normale pelle mono o doppio strato, a cui è applicato al centro un disco di Mylar. Esattamente, eccolo qui. Questa aggiunta aumenta la durevolezza della pelle e ne incrementa la rigidità, contribuendo a rendere il suono ancora più controllato e smorzato. Esiste sia sabbiata, come in questo caso, sia trasparente. Ora passiamo a una pelle con la sordinatura ai bordi. Questa pelle speciale vede un anello di Mylar applicato al di sotto della stessa, in corrispondenza al bordo esterno, esattamente questo. Questo è l'anello. Questa soluzione permette una sordinatura molto più naturale dell'applicazione di nastro adesivo o degli analoghi metodi di sordinatura. Concludiamo con la pelle più particolare nel mercato. Pelli
come queste si chiamano simil naturale. Vengono prodotte per i nostalgici del suono vintage, ossia il suono della pelle naturale. Le soluzioni di costruzione sono di vario tipo, come ad esempio l'applicazione di una sottile trama di fibra di vetro opportunamente modellata, come in questo caso. Si cerca di riprodurre più fedelmente possibile le sonorità di una pelle naturale, ma cosa molto importante, non si rinuncia alla comodità e all'affidabilità della pelle sintetica, che è veramente un'altra cosa rispetto a quella animale. Detto questo, è fondamentale ricordare che il suono di un tamburo si ottiene sì grazie alla scelta della giusta pelle e della sua accordatura, ma anche dal tipo di fusto dove andiamo a montare la nostra pelle. Il connubio pelle-fusto darà il risultato finale. E come per le pelli, anche per i fusti, c'è un mondo intero da scoprire. Avremo modo di parlarne anche di questo. Vi saluto, alla prossima. Ciao da Alessandro Bagagli.